Sulla carta sicuramente siamo una squadra che è candidata alla vittoria del campionato, però secondo me dobbiamo darci un attimo una ridimensionata ed entrare nell'ottica di essere una squadra normale, che se non suoni il pallone non ci mette quella cattiveria, quella determinazione che può essere quella di salvare o di fare un gol. Secondo me facciamo fatica con tante squadre, anche perché questo è un girone molto difficile dove, tra virgolette, anche le piccole, anche se penso che non ci siano le piccole che possono esserci negli altri gironi, appunto dicevo, se non si mette la determinazione, la cattiveria su ogni pallone, si può dare fiducia all'avversario e compromettere magari una gara che poteva essere chiusa come quella di domenica, perché secondo me domenica siamo rientrati nel secondo tempo che magari inconsciamente eravamo un po' appagati dal primo tempo, che comunque secondo me, a mio avviso, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Poi se entri magari con un atteggiamento un po' sbagliato, può succedere che l'altra squadra ti faccia un gol e secondo me poi può entrare quel timore di inconscio che di riaprire una partita che stava andando in un'unica direzione. C'è anche una domanda per la partita. A fine partita, l'ultima partita giocata in casa, c'è un'immagine che potrebbe essere presa quasi come chiusura di questo periodo. A fine partita la squadra che chiama Moliero, l'abbraccio con Moliero e diciamo, questo saluto anche sotto la tuta. È stata la vittoria di domenica una vittoria anche per il tecnico, una vittoria che la squadra ha voluto portare a casa soprattutto per il tecnico? Ma sicuramente noi siamo con il mister. Indubbiamente vincere, come dice il mister, non è mai facile e vincere aiuta a vincere. E sicuramente dopo quello che è successo in settimana, l'importante diciamo che era vincere. Il modulo del mister è un modulo cioè, che comunque offensivo e quindi è uno di quei moduli che fa sgobbare pure parecchio chi sta dietro, no? Anche cioè, che sei sulla fascia. Il Carrozzato quando prende gol, soprattutto l'ha presi sul pallone attivo. Ho visto secondo gli allenamenti in settimana che ha lavorato molto sulla fase difensiva, ti chiedo dov'è che cioè, dovete migliorare, stando anche alla luce del gol che avete preso con l'Isca, che magari si poteva forse anche evitare. Sicuramente non dobbiamo avere cali di attenzione, dobbiamo migliorare su quello, sicuramente a livello mentale. E poi vabbè, i gol su palla inattiva la maggior parte si prende perché comunque c'è un calo d'attenzione. Questo posso dirti.